Barilla per alcuni anni non è stata italiana. Barilla nasce nel 1877 a Parma come bottega di pane e pasta. A fondarla ovviamente Pietro Barilla. Pietro apre anche un altro forno, ma le cose non vanno così bene. I Barilla sono costretti a vendere tutto. Pietro non si scoraggia e avvia una nuova bottega. Nel 1905 produce già 25 quintali di pasta al giorno e alla sua morte saranno prima i figli e poi più avanti i nipoti a portare avanti l'attività di famiglia. Barilla cresce sempre di più e amplia sia la produzione che la distribuzione dei prodotti. Negli anni 60 diventa una società per azioni e raggiunge una produzione di circa 6.000 quintali di pasta al giorno. A causa del periodo storico delicato, nel 1971 Barilla viene venduta alla multinazionale americana W.R. Grace & Company per oltre 70 milioni di dollari. Resta americana per 8 anni, finché Pietro Barilla, nipote del fondatore, riesce finalmente a ricomprarsi l'azienda. Da quel momento è sempre rimasta nelle mani dei Barilla e i Barilla l'hanno resa la più grande società produttrice di pasta al mondo, con un fatturato di quasi 4 miliardi di euro l'anno.